che stanno al di fuori, ma si va lì a proporre un lavoro e bisogna essere in grado anche di presentarsi bene, che non vuol dire non andare tutti vestiti di nero, proprio quello non è quello, ma è proprio anche solo quando devi mostrare un progetto, un portfolio, non so tu che in questi giorni stai assistendo, c'è anche... Da spararsi le ginocchia, scusate. Cioè, sembra una stupidaggine, però è molto importante questo grosso biglietto da visita con cui tu ti poni di fronte ai vari lavoratori. Perché se no rischi di diventare un pari, infatti l'ultimo punto è quello della solitudine del freelance, perché poi, a parte qualche rara eccezione di ex artisti disegnatori che hanno lavorato con me per tanto tempo, e che sono Gianluca Paniello, ma anche Fabio Pochet, che lavoravano, hanno fatto l'Accademia Disney, hanno lavorato in Disney per tanti anni, e poi grazie al loro interesse e forse anche a ciò che avevano respirato all'interno della multinazionale, perché per esempio con Gianluca Paniello avevamo realizzato dei fumettini dei Disney Cuties, baby, per il proprio Disney, quindi l'avevamo stimolato a intraprendere una strada nuova, quindi quella della semi-animazione, in flash e quant'altro, e lui recentemente è stato assunto come direttore creativo in una ditta di videogiochi ed era partito dal fumetto Disney, proprio perché ha avuto questa mentalità. Altrimenti il rischio è che, cioè il rischio, sei un freelance, quindi anche più libero, e bisogna stare attenti a non entrare e rimanere in questa caverna, per cui se te la cambi te la compri da solo, perché la solitudine del freelance può essere deleteria tanto quanto la fissazione, no? Perché invece il networking è importantissimo, cioè sembrerà assurdo, ma anche chi fa il vostro lavoro, e questo avere un profilo su LinkedIn fatto bene può servire. No, è vero, è bellissimo. Assolutamente, perché sembra una cosa lontana, anni luce da questo mondo, ma non è vero. Cioè coltivare, vedere cosa fanno le persone. Ah, questo chi è? Ah, il capo di un'agenzia pubblicitaria, guarda che bella cosa che ha fatto. Quasi quasi entro in contatto. Funziona così, ma soprattutto prendere a conoscere di persona. Avere questo coraggio, perché il networking è molto importante, se no si rischia davvero di stare lì. E poi non c'è niente di male, perché se ascolti Zero Calcare non ne puoi più di vedere persone, però e in tutto questo poi a un certo punto insomma devi fare anche dei compromessi, non puoi stare chiuso nella tua stanzetta. Avete qualche domanda fino adesso? Dubbi, altri dubbi, ci aspetto. O anche delle domande mirate, che ci siamo andati un po' generalizzando, ma perché insomma è una chiacchierata che non permette di approfondire molto, però se avete delle domande... L'avete mai immaginato di travalicare il mondo classico dell'editoria? No, perché in realtà questo discorso si faceva prima su Millar, è una cosa molto interessante, lo vedo ecco appunto Bonelli negli ultimi tempi, e vedo che ci sono delle possibilità, delle opportunità molto grandi, perché si spalleggiano a vicenda in qualche modo. Uno può essere il biglietto da visita dell'altro e può creare mercato ed economia sia da una parte che dall'altra. È molto interessante, però chiedo io, che sono assolutamente nessuno, appunto, come uno può provare a pensare anche queste cose? Cioè io propongo un fumetto, va benissimo, come faccio io poi a far capire anche delle potenzialità, non dico per una serie TV, ma per un'animazione o per un qualcosa che fuoriesce anche da quel contesto? Cioè, certo. Questo è molto difficile per chi viene da un mondo, parlo per me personalmente, poi magari ognuno ha la propria esperienza, per chi viene da un discorso più di scrittura semplice, di sceneggiatura un po' vecchio stile, come faccio io da zero a dire, sono un grosso sceneggiatore come Recchioni, insomma persone del genere che hanno fatto un percorso molto lungo, e alla fine di quel percorso dicono, perché non proviamo a fare questa cosa cross mediale, va benissimo, dato che noi siamo quelli del futuro, come proviamo, cioè, diciamo? Allora, secondo me, per esempio adesso hai nominato Recchioni, comunque individuare delle figure che sono delle figure che ti hanno ispirato proprio perché stanno facendo qualcosa. Recchioni ho sempre detto che... No, individuarle e non dire ok che bravo che è stato, ma capirli perché... Come sono riusciti. Sì,
ma soprattutto perché secondo me a un certo punto tu con una bella presentazione di te stesso, cioè è lì che va fatto un po' il lavoro, perché tu sai quello che fai, non dico che devi inventare, però cioè, si fare capire qual è il tuo obiettivo e raccontarti bene, visto che sai usare le parole senza sproloqui, no, senza, certo. Però proprio dire guarda, io ho capito che mi piacerebbe, cioè essere anche molto sinceri, molto sinceri. Mi piacerebbe, cioè sono molto affascinato dal lavoro che sta facendo, mi piacerebbe provare a sperimentare il mio mestiere per realizzare qualche cosa che mai avrei immaginato anche, cioè adesso non so qualcosa ti stavi riferendo, delle cose di Chivecchioni. No, no, a questo punto già lui è partito dal fumetto, però prima diciamo, secondo noi la passione c'è. Sei tu Recchioni e quindi di andare da qualcuno, sì. Digli, guardate, mi piacerebbe provare e dargli anche qual è l'obiettivo, ma in due righe, dire perché secondo me si potrebbe realizzare questa cosa e il perché. Cioè, devi rispondere proprio in questa presentazione in maniera semplice a delle domande, prevenendo un po' quello che magari ti dici, ma perché mi stai dicendo questa cosa? Glielo dici prima, nella maniera però più semplice possibile, e tutto questo deve essere sempre propedeutico a un incontro. No, che certo, questo è in base, no? Cioè, certo che bisogna avere un po' di faccia tosta, però voi dovete entrare in quel meccanismo e scardinarlo, farvi vedere, perché sennò io vedrò sempre questi qua di Netflix che vanno sulle guardie di copertina a guardare le cose. No, guarda, cioè, no. Sì, poi tu forse, anzi. Devi porti nell'ottica di che problemi io posso risolvere a te. Ok. Se tu devi capire tu qual è il tuo problema che posso risolvere con il fumetto. Io lo faccio con aziende del settore secondario, terziario, che hanno vari tipi di problematiche. Banalmente io prendo un'azienda, capisco tu qual è il tuo problema che hai nella tua azienda, io posso risolvere con una storia a fumetti. Sulla base di questo io poi vado a contattarlo e gli propongo proprio una soluzione. Cioè, non è che gli dico, guarda, ho un fumetto, facciamo qualcosa insieme. Che si può fare anche. Dipende se è la fortuna che il tuo interlocutore è un appassionato di fumetti, quello mi capita. Ah, okay. Sì, beh, cioè. All'esordio ho contattato un'azienda, gli ho detto, guarda, io voglio fare un fumetto per la tua azienda, banalmente. L'altra, a me piacciono, e mi ha dato di fortuna. Sì, cioè, proprio. Però quando vai nelle altre parti, molto spesso hai delle persone che non hanno fatto. Vuoi tu di proporre la soluzione? Questo è un altro problema che... Bravissimo. Tu, nel senso, magari tu sei anche giovane, vuoi fare tante cose fighissime. No, tu devi essere molto concreto. Però poi ti scontri comunque con delle persone che sono giustamente, ti dicono, ok, sono grandi, vediamo una... Molto pratica cosa. Tu hai difficoltà a far conoscere il tuo prodotto? Ecco, io so che il tuo target è dagli 8 ai 12 anni. Io ti faccio un fumetto con questo tipo di trama, con questo tipo di product placement, cioè di prodotto all'interno di una storia. Sviluppato in questa maniera, ma non è un marchettone, ti faccio una bella storia, bella, che poi può diventare virale. Funziona per... Io ti faccio un episodio, se ti piace poi può essere uno, due, tre episodi, bla bla bla, poi se va bene diventa, può diventare questo, se tu gli offri una panoramica. Ora tu sei un sceneggiatore, dovresti trovare un fidato collaboratore, disegnatore, lavorare insieme e fare questo tipo di cose. Questo tipo di proposte. E anche andare un po' con curiosità a vedere quali sono gli ambiti e gli ambienti, adesso voi non so dove siete, a Milano siamo favoriti certamente perché ogni volta che giri, cioè sono l'altro giorno passavo davanti all'Anteo, adesso mi sei venuto in mente tu, e ho detto, sarebbe bello fare qualcosa per bambini all'Anteo dei laboratori, di realizzazione delle grandi dei manifesti cinematografici per parlare di cinema, cioè una cosa, perché passavo davanti all'Anteo che ormai è tutto un palazzo, e quindi questo è un modo anche laterale, no? Per vedere la tua professione, non solamente un libro, oppure la catena museale, cioè tutti i musei che propongono attività, e anche se non hai lo storytelling nel tuo, cioè non scrivi, però magari provare a proporti proprio perché intuisci che lì all'interno c'è uno spazio per raccontare per immagini qualcosa di cui hanno bisogno. Certo, Milano è più facile, questo sì, è più, ma adesso io noi siamo di Roma e Roma pure, anche Roma pure, anche Roma pure, anche
cioè, occasione. Però devo dire, tu sei a Trento, sì. Anche a Trento, cioè ci sono dei luoghi in cui c'è molto più fermento, certo. E quindi bisogna stare attenti, cioè non dico di andare là a abitare, però anche se qui la rete sì che è da utilizzare, certo. Cioè capire dove c'è il movimento vuol dire persone che passano per andare a partecipare soprattutto a qualche cosa, che si tratti di una mostra, di una fiera in cui si compra, e adesso non so, mi viene in mente la fiera dell'artigianato a Milano che fa 500.000 persone, magari uno ci pensa e dice sarebbe bello andare dagli organizzatori e proporre il manuale a fumetti, su come orientarsi. Non ci andate perché ci sto andando io. Allora andate da lui. Mio muro. Allora andate da lui che ha bisogno di collaboratori per fare quel lavoro. Se volete portare i vostri contatti. Però ti faccio un esempio, nelle Marche c'è il famoso distretto delle scarpe. Cioè, nelle Marche si parla delle scarpe. Sì. Sono in crisi nera da quando hanno fatto il blocco del commercio con la Russia. Ma stanno malissimo. Loro hanno bisogno di trovare nuovi modi per rilanciarsi e farsi conoscere. Perché il fumetto no? E dopo chi ci sta dominando? Le aziende sono tante, quindi tranquillo, non ci litighiamo. Però il problema è questo, bisogna proprio fare passare da quest'altra parte. Insomma, un altro piccolo consiglio che ti faccio a parte. No, io sostengo perché mi piace molto questa attività che hai. Vi passo l'ora a sentire sulle 24 ore, quando ho intervistato delle aziende. Io lo dico, gli altri mi trovano in giro, io ascolto solo le 24 ore, la radio, scusatemi, a manetta, perché intervistano le aziende alla radio dicono, noi abbiamo questo problema, io annoto il numero dell'azienda e le chiamo. Io altri miei clienti li ho trovati così, attraverso le 24 ore, che i fumettisti non sono minimamente. Ma senza allontanarsi tanto, secondo me anche, guardate, il programma di Luca Comics, se lo leggete bene, proprio soffermandosi anche negli esplosi di chi sono certo. Cioè dire, ma quindi che cosa faranno? E provare, poi non è che su tutti ti viene un'idea, sì, però sì. Magari su 100 cose che leggi ce ne sono due che ti fanno scattare qualche cosa, poi non è detto che vada a buon fine, però cominciare a crederci un po' e a far andare la mente lontana da quello che è un percorso canonico, perché nessuno verrà mai a cercarmi, purtroppo è così. Hai visto la Folletto qua? La Folletto? Beh, ha fatto un folletto. Ci sono sul padiglione principale della... È vero, l'hai visto? Sul padiglione principale della Piazza Napoleone. Ci sono le gigantografie di questi character designer della Folletto che hanno trasformato la polvere in robot. Sì. E bimbi forse in qualcos'altro. Però, per me il futuro è quello. E tu non pensai che da musicista sei fuori? Esatto. No, perché mi è venuta in mente una stupenda esibizione di Tito Faraci cantante con Claudio Giallone sul palco, che mentre Tito cantava e la band suonava e disegnava facendo illustrazioni a tema, con il bellissimo, quindi cioè non è che sei proprio tagliato fuori da tutto questo, c'è cioè, anche un mondo, anche sino la musica può diventare un'opportunità. Quindi dammi i tuoi contatti che disegnerò il tuo prossimo concerto. Assolutamente, assolutamente. No, stiamo parlando anche di questo parallelismo tipo tra Flying Lotus e Anderson Paak, che sono due artisti americani. Ah. E Flying Lotus nell'ultimo album, Flamagra, ha portato questa rappresentazione fumettistica disegnata da un personaggio di praticamente così ferrato quanto alle illustrazioni grafiche. Documento contatto. Una volta probabilmente questo intero fumetto fatto da questo fumettista giapponese devastante, come copertina del singolo e di tutto quanto album che è anche Daft Punk. L'autore il nome di Capitan Harlock, che ha fatto la copertina e ha fatto anche tutta una serie di videoclip di animazione Daft Punk. Ma i musei anche Elesa che ha fatto sì. Però mi vengono, scusate adesso mi ha detto chi stavi dicendo? No, Elesa ha fatto le illustrazioni dei tour tutti gli album. E tu dici come ci arrivo? Mazzumoto. Ah, certo. No, quella è un'amica. È un'amica? Sì, sono diventati amici. Ah, ok. Beh, questo vale sempre, comunque la rete, tra l'altro, non solo il network, il personal networking prevede anche mettiamoci insieme, che l'unione fa forza, questo sicuro. Sì. E no, mi veniva in mente i musei, si fa fatica? Sì. Però quando ho visto, credo che l'abbiano importato dal Giappone, alle OGR di Torino,
quando sono state ristrutturate, perché hai nominato i Daft Punk, siccome avevano fatto un concerto lì, non c'entra niente, ma nell'area bambini avevano importato un programma per cui in diretta il disegno di un bambino veniva proiettato poi in 3D in tempo reale, quindi il bambino disegna un coccodrillo e si insegue il suo coccodrillo, che è una cosa pazzesca, bellissimo, pensa applicato a qualcuno che disegna, cioè con un disegnatore vero, con un bambino, e questo era all'interno di un laboratorio di un museo, di uno spazio di intrattenimento per bambini, dove tu magari non ci pensi nemmeno che lì dentro possa esserci un pezzo della tua competenza che serve. Una domanda per te? Sì. Secondo te, tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, più semplice in Italia o all'estero? Orca. Io non ho tutta questa esperienza di estero, perché appunto mi sono, soprattutto nell'ultimo anno, dovendo reinventarmi un lavoro, mi sono concentrata di più sull'Italia, fammi pensare. No, dipende da te stesso, cioè se hai una cultura che ti porta a conoscere artisti che non saprei più nemmeno rinominare, quindi evidentemente sei già portato a conoscere un ambiente, allora vai anche all'estero, però io mi muoverei sempre nel territorio che tu conosci meglio. E se no è un salto ancora di più, ti mancano proprio dei pezzi. Non lo so, però questo, no, cioè, faccio fatica, dipende dall'esperienza personale di ognuno di loro, di ognuno, perché cioè, devi proprio tutto quello che abbiamo detto oggi è che devi conoscere chi stai andando a cercare, cioè, chi vado a cercare. Certo. E appunto se passo di fianco all'Anteo è perché è di fianco a me. Ok. E sull'estero probabilmente immagino che ci siano. Cioè, in Francia, fate finetto, è evidente che forse mi sono un pochino più avanti di noi. Di sicuro non devi stare lì a spiegare tutto dall'inizio, anche se fare il sapone, non so, lo sanno perché hanno una cultura diversa. Però mi manca, cioè, per rispondere bene a questa domanda, cioè, io tendenzialmente consiglierei sempre di cominciare con, non le comfort zone, però le cose che si conoscono. Cioè, sono per interessi personali, possono addirittura appunto essere in America, ci ho detto, però cioè ormai i mezzi ti permettono anche di proporti, però più sulle cose più tradizionali, cioè se uno fa un fumetto esistono gli editori americani che sono tutti attrezzatissimi, per cui tu entri online, hanno il loro format che tu devi compilare mandando il tuo portfolio, mandando la tua proposta, e lo si può fare, però quello è un canale istituzionale. E a contattare un'azienda, no, faccio fatica, però magari invece loro sono bravissimi, perché comunque una mentalità diversa che avete rispetto alla mia, che sono vecchia, che comunque sono... Comunque, cioè, fa parte del pensare in grande, ecco, non vorrei... Domani. Sì, vai. Le webcomic sono un po' una sorta di nemico per le infrastrutture che già sono avanti in Italia. Le infrastrutture cosa c'è? Cioè, diciamo, case di grigio, insomma. No, nemico no. Anche perché appunto nessuno è riuscito a realmente... Cioè, A scalzare, ma soprattutto a farci dei soldi. Perché questo è il punto. Dobbiamo andare? Sì, hai ragione. Perché stiamo recuperando il tempo. Sì, è vero. Abbiamo cominciato un po' dopo. Sì, no, va bene. Allora rispondiamo a questa domanda. Sì, no, nemico no. Perché cioè, se non hanno trovato una loro strada di remunerativa tale da diventare competitivi e quindi non possono essere diventati... Però allora fosse, diciamo, dietro... Beh, probabilmente le aziende stesse si spostano. Come adesso la Rai sempre più sullo streaming, perché è necessario... Sì. C'è Fiorello! Cioè, ce l'ho nella terra, ho ascoltato la Rai, mi viene certo, e basta! No, povero! Però c'è Fiorello adesso che ha fondato la mondo, viva la inglese! Sì, però no, nemico no. All'inizio veniva vissuto così, quando c'era questa attività più grande, succede questa cosa, muore tutta l'editoria, fumetti, tutti, non ci saranno più libri, come la vendono, invece no. Però diventa un bacino per pescare gli autori, forse. Sì. Cioè, anche. Al contrario, Zoro Calcare, Michele Foschini, esatto, è bravo, bravissimo, cioè una buona, ottima vetrina per... No, infatti qui a proposito, pensare in grande, zero mercato, momento, rompere gli schemi che c'è, la vita tra i margini, affrontare il percorso on the road e poi giungere alla consapevolezza che comunque...
il fumetto ha il suo potere. Bellissimo quel libro, però è scritto. Ma guarda, da solo no, The Road, vabbè, perché l'avevamo affrontato disneyanamente e l'avevo lì, ho detto, beh, affrontiamo un percorso, vai a rompere la vita tra i margini, meraviglioso. E questa è una dedica, tra l'altro, che invece mi aveva fatto Michele su... Ah, era l'armadillo Topolino. Sì, che l'armadillo Topolino io ero in un momento un po' faticoso, infatti poi. E io tifo per te e lui mi ha rimandato anch'io tifo. Però pensare in grande vuol dire che appunto adesso lì è un riferimento per tante cose, cioè non che uno vuole diventare Zero Calcare, però insomma lui ce l'ha fatta e forse ce la posso fare anch'io. So che è tardi, sì. Che la risposta diventa lunga. Il discorso l'ho capito, è chiaro? Però mi manca un pezzo, cioè tu proponi sì, un fumetto a un'azienda. No, tu sei quello che... Tu proponi un fumetto a un'azienda, questo dice sì, ok, sì, mi è utile, lo facciamo, ma poi come... Lo decido io? No, come arriva, come viene